Franco Ballerini l'ho raccontato in un libro, scritto da Caterina Benini e dalla, con la prefazione del governatore Eugenio Giani. Questo libro uscirà alla, durante il periodo delle classiche del Nord, perché non, periodo migliore non poteva esserci per raccontare Franco Ballerini. E questo, questo libro, che è edito dalla Regione Toscana, spero sia un punto di partenza per una serie di eventi che ricorderanno ancora una volta quel grande uomo che è stato e che sarà sempre Franco Ballerini. Ogni anima un colore, ogni lacrima un dolore. Se tornerai qui, se mai lo sai che io ti aspetterò. Mi mancavate, ci mancavate. In questo lento, infinito cammino verso la normalità, la voglia di normalità cresce e purtroppo si allontana. Volevamo solo essere felici, è il titolo dell'ultimo album di Francesco Gabbani. Siamo tutti alla ricerca di una felicità che al momento sembra non ascoltare. Volevamo, infatti, e allora che fare? Rispondere con quello che sappiamo fare meglio. Pedalare, il confronto, la sfida. È guerra, sì, la nostra guerra, ma leale. Si muore, ma di fatica. Ci prefiggiamo obiettivi che un giorno forse conquisteremo e forse ci terremo stretti, anche se non sempre siamo all'altezza. Alfonso Gatto, poeta napoletano, nel 1947, a seguito del Giro d'Italia per l'Unità, scrisse alcune tra le pagine più belle dedicate alla bicicletta. Sapeva nuotare, ma non sapeva andare in bicicletta, e quando Coppi lo prese sotto la sella, non tenne l'equilibrio e crollò a terra. Cadrò, cadrò, sognando di volare. Tra i premi che vengono assegnati in questa, sul traguardo di tappa della quinta tappa della settimana internazionale Coppi e Bartali c'è un trofeo particolare. Il centrografo pistoiese Andrea Narducci è qui con noi per raccontarci cosa questa medaglia in particolare è creata proprio in occasione del premio intitolato a Franco Ballerini. Grazie. Sì, abbiamo realizzato una medaglia in argento 925 con l'effigie di un ciclista che corre e ovviamente dedicata con un'incisione alla tappa, al vincitore della tappa di Cantagrillo. È impreziosita anche da un diamante nero sul fronte, quindi speriamo che sia apprezzata dagli organizzatori e soprattutto dal vincitore. Paolo Fornaciari, a ricordare Franco Ballerini, uno che ha diviso chilometri, stanze d'hotel, gioie e qualche dolore, perché in corsa c'è anche quello purtroppo. Sì, certo, però il ciclismo è fatto così, belle cose come altre un po' meno belle, ma è una scuola di vita che dico sempre, quindi ti insegna a vivere anche dopo il ciclismo. E con Franco ho avuto sempre bellissimi rapporti, mi ha insegnato anche tante cose e ho avuto anche la fortuna di correrci insieme in squadra e mi porto con me sempre bei ricordi di Franco, sempre. Tu dovessi indicarne uno dei tanti aneddoti legati alle corse, uno. Le corse in Belgio erano per me le più sentite, anche se non avevo possibilità di fare niente, ma il mio lavoro era gregario, facendo parte delle squadre forti come poteva essere Amapei in quei percorsi. Ho avuto la fortuna di correre con Franco, con Tafi, con Musseo, e sono aneddoti che potrei raccontarne da qui a domattina. E con Franco ci si divertiva anche in corsa, specialmente nei momenti anche critici, e quello si sdrammatizzava e poi dopo ci si raccontava anche in albergo, in camera, insomma, e il ciclismo è fatto così. Parlarti da ex, lo faccio più volentieri, da amico. Giovanni Visconti alla settimana di Coppi e Bartali per festeggiare Franco Ballerini, in quanto questa edizione è dedicata fondamentalmente a lui. La prima esperienza insieme l'abbiamo fatta proprio nel 2007 a Stoccarda. Che ricordo hai di Franco? Ma guarda, il ricordo di Franco è davvero bello ed è uno dei miei primi ricordi legati al ciclismo, perché io sono arrivato in Toscana giovanissimo, dopo pochi anni mi ricordo che venni a vivere qui in zona Casalguidi e c'era Franco che era l'apice, no? Franco era già Ballerini. Mi ricordo sempre un giorno che entrai a casa sua in visita con mio cugino che correva con me in quegli anni, mi regalò un paio di occhiali della Mapei. Sono quei ricordi che conservi davvero nel cuore.
Che dire, poi ogni volta che si svolge una manifestazione in onore di Franco vedete l'emozione che c'è nella gente e quanta gente viene, perché quello che ha lasciato è un ricordo indelebile. Se lo chiedono in tanti, Giovanni, quello che è uscito in quei giorni fa su Facebook, sui social in generale, e questo traguardo che arriva e a un certo punto ci mettiamo l'atleta alle spalle e andiamo avanti con Giovanni Uomo. Sì, bisogna, come in tutto, come nella vita accade sempre, insomma, le cose belle iniziano e poi finiscono e bisogna ricordarla come cosa bella, andare avanti. Sono stato fortunato sicuramente perché ho fatto della mia passione il mio lavoro, quello che mi ha dato tutto. E adesso mi riscopro giovane dopo diversi mesi a sentirmi vecchio in gruppo. Ho avuto la forza e forse era più difficile piuttosto che dire continuo ancora e vado avanti. Secondo me rubo uno stipendio alla squadra, che poi non è così, è sbagliato dire così. Però io sono a posto con la coscienza, adesso ti ripeto, mi riscopro giovane e spero di trovare presto la strada giusta, un'occasione giusta di rimanere ancora in questo mondo. Ci sono comuni legati da sempre al mondo della bicicletta, quelli che in Toscana si dice mangiano o pane e ciclismo. Piero Lunardi, sindaco di Serravalle Pistoiese, una tappa questa, una tappa difficile, una tappa che abbraccia tante località e soprattutto il traguardo su quel Cantagrillo, un posto che Franco lo ricorda spesso. Sì, quando mi è stato presentato sia da Adriano, da amici e dal comitato Ballerini, cioè, questa possibilità di avere questa quinta tappa di questa importante corsa internazionale, sono rimasto sorpreso e ci siamo dati da fare con tutta l'amministrazione per voler riportare a Serravalle dei professionisti. L'unica cosa che gli avevo chiesto, se era possibile passare dal centro storico di Serravalle, ma è successo secondo me da quando è nato il ciclismo, perché secondo me la rocca Serravalle fa una splendida cornice al passaggio dei corridori, come ho detto prima, e quindi mi hanno detto di sì e questo mi ha reso una persona felicissima, anche perché il ciclismo a Serravalle è sentito, i cittadini l'hanno nel DNA e abbiamo la squadra del Mille Luci, cioè tutti i serravallini amano il ciclismo, e quindi aver portato la quinta tappa di questa splendida edizione in onore di Franco Ballerini secondo me è una grandissima soddisfazione. Federica Frattoni per la Regione Toscana che è partner di questa Coppia Bartali, non poteva mancare un appoggio di una terra che parla di ciclismo a un posto che parla fondamentalmente di ciclismo. Beh, indubbiamente la Toscana, la provincia di Pistoia sono territori che sul ciclismo hanno una storia, una tradizione consolidata. Al mio posto dovrebbe esserci il presidente Gianni, che oltre ad essere il presidente della nostra regione alla delega allo sport è uomo di sport e quindi ha sposato da subito questo progetto per la duplice finalità, quella di svolgere prima di tutto una competizione di altissimo livello, fra l'altro tornando in presenza in una grande festa di popolo, come possiamo dire, ma dall'altra parte anche come evento di promozione e di valorizzazione del nostro territorio, che già in altre occasioni ha conosciuto la ribalta internazionale proprio legandola allo sport del ciclismo e che oggi con questa straordinaria settimana torna di nuovo ad essere protagonista. Saverio Metti, presidente della Federciclismo Toscana, la settimana di Coppie Bartali, un traguardo importante, una valorizzazione anche del ciclismo per la nostra regione, arriva la Casa Guidi Cantagrillo, quinta tappa e qui si decide il vincitore di una gara importante e storica. Sì, sarà probabilmente la prova più attesa perché è impegnativa da un punto di vista tecnico, poi è l'ultima, quindi si arriva in un momento che probabilmente qualcuno dovrà tirar fuori dal cilindro la prestazione e se lo merita la tappa, se lo merita anche Franco in questo caso, perché almeno verrà fuori una di quelle corse che magari si ricorderanno anche successivamente. Sono contento perché era il momento comunque di fare qualcosa di importante per ricordarlo. È venuto questo giro a tappe che unisce anche poi la Per Sempre Alfredo della domenica precedente con Franco Ballerini, quindi ci sono tutti gli ingredienti per avere un paio di giorni di grande ciclismo qui a Pistoia. E poi è un percorso con i tre passaggi sulla famosa salita del Baco, non indifferente. Sì, appunto, non è un percorso facile, è un percorso impegnativo,
qualcuno non la conoscerà nemmeno perché magari non è venuto a vederla, potrebbe esserci delle sorprese anche in classifica. Io credo che se lo merita questa tappa, perché è importante e per noi toscani lo è ancora di più. Adriano Amici, organizzatore dell'edizione, di tutte le edizioni della Settimana Internazionale Coppie Bartali, un arrivo, quello di Casalguidi, Cantagrillo, per questa quinta tappa, un arrivo importante, forse bellissimo, si ripete, perché c'era già stato un arrivo non forse della stessa settimana, nel 99. Ma io non mi ricordo, no, perché noi in Toscana siamo venuti tanto tempo fa, nel 99? Ricordavo il 99, forse non era la Coppia Bartali. Sì, era la Coppia Bartali, certo. Qui a Casal 2 anni abbiamo fatto un arrivo e una partenza. Comunque il gruppo sportivo Emilia a fianco di questa avventura, perché questa valorizza un territorio, quello di Pistoia, e valorizza due personaggi, Franco Ballerini e in parte anche Alfredo Martini. Questa è la cosa trainante, la cosa più bella che ci possa essere, perché due persone così, due persone, non dico corridori o tecnici, due persone così farai fatica a trovarle. Sono veramente qualcosa, io li ho conosciuti da vicino, tanto da vicino, anche Franco che mi ha voluto un bene enorme e mi apprezzava molto per quello che facevo, lui era già commissario tecnico, e Alfredo invece, essendo amico di famiglia, caro, che non posso dire altro che qualche cosa di eccezionale come persona. Ci diamo appuntamento per il 26 allora? Beh sì, il 26 sì, questa può essere una tappa determinante anche per la classifica, perché tutta la settimana è una settimana veramente severa, non dico durissima ma comunque impegnativa per corridori che siano al momento in forma, e questa tappa credo che possa determinare la classifica finale. In bocca al lupo a chi la correrà allora? Eh sì, allora sì, ma ci sono tanti corridori buoni, ritorna Nibali a gareggiare qui, oltre che credo che faccia Nibali il Giro di Sicilia successivamente, prima fa una corsa alla Milano-Torino, poi è qua. E tanti corridori veramente significativi, non dimentichiamo che l'anno scorso il vincitore della Coppia Bartali è stato Vingegaard, che poi successivamente è arrivato secondo al Tour de France. E oggi tra le conferme ne arriva una piacevolissima. Sì, Van der Poel, che inizia di nuovo dopo le disavventure della salute, ricomincia proprio dalla Coppia Bartali. Questa qui mi è arrivata la telefonata in diretta. Antonio Tabarrin, presidente del comitato Franco Ballerini, la tappa, la quinta, che l'abbiamo detto più volte nel corso di questa giornata, da Casalguidi a Cantagrillo per un vincitore, sarà un nome importante, ce l'auguriamo, del ciclismo internazionale. Sì, io mi auguro, già si fanno alcuni nomi di chi potrà partecipare. La corsa è importante e a quello che ci hanno detto sarà anche molto selettiva, sicché credo che il vincitore che uscirà dalla tappa sia uno che ha nelle gambe salite, ha nelle gambe chilometri e abbia la possibilità davvero di fare il bello per questa tappa, perché credo che se riusciremo a portare, come già i nomi sono usciti, persone importanti, ciclisti importanti, la gente verrà sicuramente a vederlo. Quello che ci interessa a noi in questo momento è riportare la gente sulle strade a vedere il ciclismo. Appunto, la gente sulle strade è un concetto che mi precedi, manca da tempo, dovuto a tutta una serie di pandemie, guerre, questi gravi problemi, per respirare qualcosa di migliore. Assolutamente sì, io vengo da un'esperienza solamente come spettatore dagli ultimi mondiali in Belgio e sono stati veramente, dove era sempre il Covid, dove c'era sempre delle restrizioni, però ho visto milioni di persone a vedere corse in bicicletta. Il bello del nostro sport, il bello del ciclismo fondamentalmente davvero sono le persone, e se riusciamo a far passare un messaggio che in questo momento può essere il ciclismo di aggregazione, che è il momento in cui tutti possono riuscire a tornare, a uscire un po' di casa, a vedere manifestazioni importanti come questa, perché insomma si parla di una corsa internazionale, visibilità davvero alta anche grazie a televisioni, possa davvero permettere a tutti i cittadini e alle persone semplici di portare comunque il loro supporto sulle strade. Posso chiederti come ti aspetti la salita del Baco quel giorno?
Me lo aspetto, allora, dal punto di vista, se fossi un ciclista avrei grossi pensieri, perché essendo la quinta tappa, dopo più di 100 km affrontare tre volte il Baco, che sembra tranquillo perché la pendenza media è il 5%, ma ci sono dei tratti, dei tornanti in cui se non hai la gamba cominci a zizzagare, è duro arrivare in cima. Me l'aspetto e me l'auguro non solo la salita del Baco, ma la salita del Serravalle con gente intorno a tifare, di tutti i tipi, di tutte le nazionalità, perché il bello del ciclismo davvero è avere il tifoso di uno o di un altro accanto a tifare per il primo che passa sul Gran Premio della Montagna e per l'ultimo che arriva al traguardo. Quinta e ultima tappa della settimana internazionale Coppie Bartali 2022. Siamo a Serravalle Pistoiese. È questo infatti il borgo che ospiterà per la prima volta il passaggio dei corridori dopo anni nella storia del ciclismo. Corridori professionisti attraverseranno il nostro paese, lambiranno le millenarie torri medioevali e passeranno sulle strade dove Franco Ballerini, a cui è dedicata la tappa di oggi, veniva spesso a allenarsi prima delle classiche del Nord. La tappa di oggi si svilupperà su tre circuiti. Partirà infatti da Casal Guidi. Durante il trasferimento al chilometro zero ci soffermeremo un attimo davanti alla sua stele, dove quest'anno inaugureremo anche un suo murales. Passeremo per tre volte sul traguardo durante i primi tre giri, molto pianeggiante. Una volta usciti dal primo circuito, la carovana attraverserà i comuni di Quarrata, Agliana, Montale e Pistoia. Successivamente arriveremo alle pendici di Serravalle. I corridori troveranno per la prima volta una rampa al 20% e avranno il passaggio sul primo GPM della giornata. Passeranno, come ho detto prima, intorno alle torri medievali, torri millenarie, paese storico per la nostra provincia. Paese importante perché divide le due aree della nostra zona. Paese importante perché, come dicevo prima, Franco Ballerini veniva qui a allenarsi. Su queste strade, su questo porfido, provava prima di partecipare alle Roubaix famose da lui vinte. Dopo Serravalle la tappa tornerà ad essere pianeggiante. Attraverseremo i comuni di Monsummano, Larciano, Lamporecchio, fino ad arrivare a Vinci, città che ha dato i natali a Leonardo. Saliremo il versante del San Baronto dal suo lato più morbido. Una volta arrivati a San Baronto ci sarà la discesa verso Casal Guidi. Passeremo nel punto in cui Franco Ballerini ha perso la vita. È una salita nuova, particolare, col 5% di media, ma avremo punti e tratti al 14%. Avremo il Gran Premio della Montagna in località Pineta, Mungherino. Il primo pezzo della salita è di pendenza al 10-15%, molto, abbastanza duro. Bisogna mettere un rapporto buono senza impiantarsi. Adesso siamo sulla seconda parte della salita, a circa 2 km dalla vetta, dove le pendenze sono tra il 15% e il 20%, dove se le gambe sono ancora buone si può fare la differenza. Qui è finito il pezzo duro, i 100 metri al 18%, ma l'ultimo chilometro penso sia quello che farà la differenza prima dell'incrocio di Casalvento. Perché dopo il tratto duro chi riesce qui a esprimere un wattaggio superiore sicuramente al terzo giro sarà la differenza. E verranno fuori i corridori veri, essendo l'ultima giornata anche della classifica generale. Adesso siamo nel falso piano dove ricorda il grande Franco Ballerini. Verrà affrontata dai corridori per ben tre volte.
dopo 160 km potremo vedere se la tappa sarà decisiva per la classifica finale. Sulle strade di questo territorio Franco si allenava, Franco passava giornate in preparazione sia quando era CT sia soprattutto da atleta, erano strade in cui lui preparava le sue corse. Invece da CT siamo sicuri che preparava nei momenti più di tranquillità familiare le corse, i campionati del mondo che ci hanno portato in alto grazie anche al suo nome. Quest'ultimo circuito secondo noi sarà selettivo e potremo vedere se arriveranno i corridori con distanze di pochi secondi che veramente avrà ancora le gambe per poter vincere la quinta tappa e l'ultima tappa appunto della settimana internazionale Coppa e Bartali. A questo punto non resta che aspettarvi sulle nostre strade, numerosi, perché il ciclismo ha ancora bisogno di voi.